27 ottobre alle ore 15 presso la nostra sala delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari faremo questo importantissimo convegno sulle acque sotterranee e con l'occasione presenteremo il rapporto delle Nazioni Unite 2022 sulle risorse idriche. È un convegno di grande importanza perché vede partecipi insieme all'Ordine degli Avvocati di Bari anche l'Ordine dei giornalisti e dei geologi, con una multidisciplinarietà e con un intreccio di saperi e di conoscenze che sicuramente gioveranno al convegno, con dei relatori di eccezione, con la partecipazione di associazioni e movimenti che hanno inteso essere coorganizzatori dell'evento. Sul tema ritengo molto importante ribadire che le avvocate e gli avvocati sono in prima linea, sia per quanto riguarda i diritti che involgono il tema, come per esempio lo stesso diritto all'acqua, ma anche i diritti umani e i diritti che riguardano le risorse idriche. E soprattutto è una sfida anche per una nuova professionalità che gli avvocati e gli avvocati possono acquisire, senza dimenticare che già il Consiglio Nazionale Forense aveva individuato nel G7 dell'Avvocatura il 2017 l'acqua, il diritto all'acqua come diritto fondamentale su cui agire. L'associazione Movimento Blu ha proposto questo evento innanzitutto all'Ordine degli Avvocati di Bari, di cui sono felice di far parte, e la Presidente lo ha accolto con assoluto favore. Come è stato già ricordato, c'è anche la partecipazione di altri due ordini. Il rapporto viene presentato dal suo curatore nella versione italiana, che è l'avvocato Maurizio Montalto. Si tratta di un rapporto che permette di comprendere sia le criticità che le opportunità che derivano dalle acque sotterranee e con un'analisi particolare anche sulla governance e sugli strumenti per garantire poi il diritto all'accesso a questa risorsa sempre più aggredita dall'abuso più che dall'uso da parte degli esseri umani. Ci sarà anche un aspetto poi tecnico che verrà indagato, in particolare dal geologo Salvatore Valletta, che è il presidente di SIGEAPS, e anche il contributo importantissimo del professor Mauro Pennasilico, che si è occupato, soprattutto negli ultimi anni, di diritto dell'ambiente con gli strumenti e la prospettiva del privatista. A concludere ci sarà Alfonso Pecorario Scanio, che è il presidente della Fondazione Univerde, che ha curato anch'essa la traduzione appunto italiana, la versione italiana del rapporto mondiale sulle risorse idriche. Siamo certi che l'argomento non potrà che interessare tutta l'avvocatura e in generale chiunque si occupi o si interessi della tutela della risorsa, dell'ambiente e quindi in realtà della vita umana.